quante emozioni fatte di canzoni. Partiamo alla grande anche oggi. Buonasera, buongiorno, buonasera da Luciano Nelli, da Paola Belloni e benvenuti a Ritornelli. Ormai devo dire un Ritornelli bello calduccio, sì, perché comincia a fare bel tempo. Io comincio già a vedere le persone, magari la domenica, il sabato, che arrivano dal mare tutti belli abbronzati. Il color oro, come Paola, color oro. No, Paola, ma io tanto, il color oro ce l'ho tardi, qua. Più nel tardi, top, più tardi, top. Più tardi. Arriverà un bel momento. E allora partiamo alla grande, partiamo con un grande artista, questa bella orchestra che è Diego Zamboni, che ci fanno ascoltare Il Papa dei Poveri. Questo è stato il tuo saluto alla folla che acclamava nella piazza. E poi quanti gesti tanto forti, da fratello più che da sommo pontefice. Oggi c'è bisogno più di umanità, di giustizia per tutti gli uomini. Arriva il buon esempio, una nuova luce brillerà nel mondo. Francesco Papa dei poveri, Francesco Papa degli ultimi, nelle periferie del mondo c'è la tua chiesa. Papa dei deboli, hai un grande sogno nel cuore, una chiesa povera per i poveri. Hai un grande sogno nel cuore, una chiesa povera per i poveri. Qui andiamo veramente con tutti questi ragazzi seduti, bello, che ti, sì, stavano ammirando, una cosa bella. Alcuni di questi ragazzi ormai sono diventati ragazzoni. Perché noi siamo un po' forse invecchiati nel corso degli anni. Invecchiati no, siamo uguali, però insomma. Qualche anno è passato. Sono passati gli anni. Però è bellissimo ascoltare Cerca. Tra l'altro, sì, una canzone che ho scritto io insieme a un carissimo amico, purtroppo troppo prematuramente scomparso. Ciao Roberto. E allora Paola Belloni ci fa ascoltare Cerca. C'è chi cerca e chi spera. Io te. E la vita è serena dopo te. Non c'è. E non cerco e non voglio.
Andiamo a intervistare l'artista di oggi. Intervista con l'artista. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista. E oggi ne abbiamo tre di artiste. Che belle! Belle e brave, soprattutto in una situazione, questo bel gruppo creato proprio per portare di nuovo in auge il folklore toscano. E sono le Toscanelle. Sono brave, sono belle, sono loro le Toscanelle. Le Toscanelle sono Michela, Aurora e Rita. Guardate come sono carine, tra l'altro sono anche molto brave e sicuramente voi le conoscete già perché le avete ascoltate tante altre volte, ma sicuramente oggi magari scopriremo qualcosa in più proprio di personale. Sì, eh? Quindi le domande personali e piccanti le fa Luciano Nelli. Sì. No? Allora, vorrei chiedere alle Toscanelle una cosa così a caso, se tu vincessi una somma ingente al Totocalcio, non so, al Superenalotto, cosa cambierebbe per te, Aurora? Ma penso quasi niente. Macchina, no, tanto è meglio quella piccolina. L'utilitaria non che cambierebbe sempre molto. Bene. No, cercherei anzitutto di aiutare, quello sì. Aiutare, quindi perché volontariato. Faccio tanto volontariato e quindi cercherei di aiutare di più. Va bene, posso dirti ho bisogno di aiuto, dammi una mano. Sentiamo. Michela invece che cosa cambierebbe per te? Anch'io ho bisogno tanto di aiuto. Le Toscanelle sono belle e sono anche abbastanza sveglie. Una vincita mi cambierebbe tante cose. Compreremo dei cappelli nuovi. Sì, nuovi, sì. Tutti d'oro. E la Rita invece, dillo qua. Guarda, la Rita qua. Vediamo. A me invece cambierebbe, ecco. Sarei contentissima di vincere, se non vincessi andrei da Aurora a chiedere aiuto. Questa è bellina, brave. Senti, Michela, come nascono le Toscanelle? Da che idea è venuta fuori questa cosa che sicuramente sta avendo un bel successo? Sì, abbiamo fatto anche una serata insieme, sì, ci siamo divertiti tantissimo, davvero, sì, come sempre, brava. Nasce dall'idea di Graziano Albanese e Enzo Di Grazia. Graziano Albanese lo conoscete? Certo, anche Enzo Di Grazia. Anche Enzo Di Grazia. Sì. Quindi salutiamoli, sono all'ascolto. Ciao. Da un'idea appunto... Che anno era quando hanno avuto questa idea? L'anno scorso. Quindi fresca, 2015. Siamo fresche, sì, sì. Sono fresche le Toscanelle. Siamo fresche le Toscanelle. Allora andiamo subito ad ascoltare una canzone che tra l'altro in qualche modo è stato uno dei primi videoclip che abbiamo... Poi passata in televisione, che è Firenze. Così accontentiamo una delle tre, perché loro sono, dovete sapere, la Fipi lì. Chi è Fi, chi è Pi e chi è Lì? La Fi? Lei è Fi, giustamente. La Lì. Ecco. La Lì. Ecco, è come la Nina Pinta, la praticamente insieme, in tutte e tre si fanno tutta la superstrada. Non dire le tre grazie. Allora, no, Fi, quella no. Ecco. Firenze sogna le Toscanelle. Thank you.
I nostri inviati speciali sono dove in saranno, giro. Che cosa faranno in giro ma per il mondo? Venite a trovarci qua in studio. Ma magari nelle prossime settimane magari li faremo venire. Cristiano Chesi e Mirko Malatesti, per voi in giro da qualche parte. Boh. Ciao Luciano, sono sempre qui a Siena e sono sempre in compagnia del grande Ilario, ragazzi. Cosa dire, lui è venuto direttamente dal Veneto per vedere Siena. È una cosa favolosa, direi, no? Però ora io ti volevo fare una domanda, Ilario. Ma cosa ne pensi di questo decreto che stanno pensando di togliere i piccioni da Piazza del Campo e sostituirli con delle galline? Con delle galline? Ne vedo tante qua in giro. Ce n'è tante in effetti di galline, sono anche belle galline. Oddio, con quelle vecchie ci si fa il brodo, ma quelle giovani ancora. Ragazzi, simpaticissimo Ilario. Comunque davvero, Siena ragazzi è magnifica, però anche le vostre zone sono molto belle. In effetti ci sono dei posti che meritano di essere visti, sicuramente. E allora Luciano presto si farà tappa su nel Veneto, tanto ha detto ci invita Ilario e si va a dormire a casa sua, si fa... Ha detto lassù c'è un monte di galline, si starà a vedere. Io ti saluto da Mirko Malatesti e Cristiano Chesi e anche dai grande Ilario. Un saluto, ciao Luciano, ciao Paola. E siamo ciuchi di nulla. Arriva Bianca, Francesco è il punto d'appoggio prodotti dalle edizioni Golfo dei poeti del carissimo amico Sandro Danese che ci fanno ascoltare Voglio solo te. Vai. Solo te, fiamma che mi accende, tienimi vicino più che puoi, vestimi di baci come sai, amami per sempre come fai, solo te. Tieni la luce accesa, voglio guardarti ancora, e questa notte lunga non finirà. Parlami sottovoce, soffiami dentro al cuore, aspetteremo il sole quando sorgerà. Sei il primo bacio del mattino, l'ultima carezza della sera, tra le tue braccia è primavera. Voglio solo te, che mi hai preso il cuore, solo te. Solo te, re della mia mente, solo te, ed il resto è niente, tienimi vicino più che puoi, vestimi di baci come sai, amami per sempre come fai, solo te. Vicina più che puoi, vestimi di baci come sai, amami per sempre come fai, solo te, solo te, solo te. Ricordi di ritornelli, questa settimana è dedicata al cinema. Che canzoni bello, cinema e canzoni, sì. Oggi infatti, con chi andiamo? Con un certo Luciano Nelli, ti ricorda qualcuno? E la sua bellissima interpretazione, perché lui è stato anche il predecessore di Madonna in questo, Don't Cry For Me Argentina. È vero.
Sì, questo brano è un brano musicale composto nel 75 da Webber su testi di Tim Rice per il musical Evita. È il brano sicuramente più noto dello spettacolo ed una delle più famose canzoni dell'autore. Il musical, ispirato alla vita di Evita Perón, moglie del presidente argentino Juan Domingo Perón, debuttò al Prince Edward Theatre di Londra nel 78 e fu uno degli spettacoli più visti di tutto il Regno Unito, con quasi 3.000 repliche. Dal musical è stato tratto nel 96 il film Evita, diretto da Alan Parker, con Madonna come protagonista. Che è bravissima in quel film. Come gossip, vedi, a te piace tantissimo, ma come gossip dobbiamo dire che la scelta di far interpretare il ruolo di Evita, considerata in patria come una santa donna, a Madonna, che tanto santa forse insomma non è, resasi protagonista poi di numerosi scandali, ha suscitato diverse critiche di numerosi nostalgici della moglie di Perón. In italiano, Don't Cry For Me Argentina venne cantata però originariamente da Milva. Tu e Cano l'hai cantata? Io devo dire qualcosa, aggiungere qualcosa. Sì. Esistono due versioni di Don't Cry For Me Argentina, una con il testo di Arbertelli, che la cantava appunto Milva nel 77. Sì. Esiste un'altra versione con testo di Luciano Nelli e Annalena Limentani, titolare della casa discografica Mama Records, che appunto aveva prodotto Don't Cry For Me Argentina. E il solito anno. Ecco. Però è che io l'avevo imparata a Londra, e quindi il solito anno che praticamente siamo usciti tutte e due. Ovviamente non ha fatto successo né Milva né io con questa canzone. Beh, perché, una cosa perché in italiano non valeva, era l'originale. No. Adesso io non so la nostra regia che versione abbia preparato per noi. Te lo dico io, è dell'85, sto leggendo dalla capannina. Quindi... lo so, però siccome l'ho fatta sia in italiano che in inglese, speriamo che sia in inglese, speriamo che sia l'originale. No, in ogni caso la canzone è straordinaria, tra l'altro io l'ho rincisa e riarrangiata, proprio, e fa parte anche questa del mio ultimo album. Però tenevo a dire questa cosa perché ci furono due versioni in italiano, una di appunto di Albertelli, originariamente era Rice and Webber, Albertelli, quella cantata da Milva, e quella invece cantata da me, che avevo fatto il testo io e Annalena Rimentani. Bene. Don't Cry For Me Argentina, ricordi di ritornelli. Arriva Pietro Galassi, questo grande artista, questa bella orchestra, Innamorarsi ballando. Parole sante, Se può fare, è successo tante volte. Cuore sta già impazzendo.
luci spente, il tuo profumo. Immaginarsi che intorno a noi non ci sia più nessuno. Fare l'amore con la tua pelle e sul soffitto la luna e le stelle. Innamorarsi ballando, restare stretti abbracciati e la mente sta già volando. Innamorarsi ballando, sfiorar la pelle, sentire che il cuore sta già impazzendo. Ciao amici. E con questo vi salutiamo, ci vediamo domani. Ciao a tutti, bacioni. Ciao. Ciao. Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni.